carini. No, siamo molto sexy. Non ti preoccupare, ragazzo. Presto sarà qua passata e partiremo per la nostra avventura. Perché io ho annullato gli impegni per te. Tu e io. Ce la spasseremo alla grande! Yeah! Non vedevo l'ora! Salve gamers youtubers, benvenuti a questo nuovo episodio di Far Cry 4. Siamo qui che siamo per cominciare una nuova missione delle armi con questo schizzato. Vai! Vediamo che ci dirà stavolta. Camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Salmi 23, versetto 4. Che bello rivederti, Ajay! Sei qui per il volere del Signore? Suppongo. Immagino di sì. Ho una confessione da farti, Ajay. Io temo il male. Non parlo del male dell'uomo, perché quello si gestisce. No, temo il male dentro me stesso. Ricordi i miei peccati? Gli orribili affari che ti dicevo? Sì. Stai parlando dei diamanti, giusto? Sì. E il sangue dell'agnello lava tutti i peccati. Ma per purificarmi, devo pentirmi e fare un atto di contrizione. Ci sono altri peccati simili qui a Kirat. E devono essere trovati. Inizia a cercare una pecorella smarrita. Seguila e ti porterà a un cavo. Portami ciò che contiene. Ok. E chiamò insieme gli amici e i vicini e disse: gioite con me, perché trovai la pecora mia, quella perduta. D'accordo, d'accordissimo. Vediamo, praticamente devo semplicemente pedinare un tizio. E la madà, quando è lontano? Eccoci qua, siamo arrivati al luogo della missione, vediamo che succede. Non farti scoprire la contrabbandiera in avvicinamento, non c'è problema. Oh cacchio, no. Devo seguirlo in macchina. Perché mi dovete fare ciò? Perché? Per quale mistica ragione devo seguirlo in macchina? Già mi torna difficile, mi tornerebbe difficile seguirlo a piedi, poi a macchina, sì. E... Vabbè, mi hanno beccato subito però. Ma voglio dire, è stato un colpo di sfiga perché c'è un'altra macchina nemica dietro. Ma voglio dire, dai. Sto riuscendo a inseguirlo, eh. Sto riuscendo parzialmente, diciamo. E intanto ho anche fatto un po' di... La miseria, che sterzata hai fatto però. Insomma, ho fatto un po' di allenamento con sparare dalla macchina, via, sparare dalla macchina. Mi sono allenato un pochino. E è molto bello perché sembra che... E non ce n'è di problemi. Non ce n'è di problemi. Sì, se specie solo becco non ce n'è di problemi. No, 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 no. Dove sei? Vieni lì. Vieni lì fuori, vieni lì, muoviti. Perché praticamente ho scoperto che il minimo segue automaticamente il bersaglio. L'ho beccato in pieno? Io spero di averlo beccato in pieno. Miseria ladra, che scena action è stata. Ma nemmeno nei film d'azione migliori vedete una roba simile, sì, specie se lo becco magari, eh. Se lo becco non vedrete mai scena d'azione simile. Vai! Come sei morto male. Oddio, questa macchina sta per esplodere, meglio muoversi. Via, 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 via. Ma instant proprio, via, via. Questi ci ammazzano. Aiuto, aiuto. Ok, non ce n'è di problema. E la miseria? Fuori uno. E vi faccio saltare in aria. E guarda cosa ti faccio a te. Ma allora. Ma porca. Allora. Se io ti salto addosso, io ti devo infilzare. Te lo devi capire questo. Ok. Fatti fuori tutti quanti dal primo all'ultimo. Entriamo in questa maledetta grotta e vediamo cosa c'è dentro. Sì, prendiamo anche la mia arma. Perfetto. E ci siamo. Andiamo, vai. Prendi il diamante insanguinato. Sì, va bene, sto qui di mezzo sul fondo. Sei infinito! Non lo sparo nessuno, tutto qua. Ah sì, anch'io però. Cerco di fare l'abbattimento. Potevo fare l'abbattimento. Vabbè. Così, con calma, da bravo, e fuori uno! Oh, vabbè. Ce ne dovrebbe essere un altro di qua.
E proprio con la freccia, proprio a sfregio, proprio malvagio, guarda. Abbiamo ottenuto il diamante insanguinato, perfetto. Scappo con il diamante insanguinato, non ce n'è di problemi, non ce n'è. Invece perché qui ce n'era pochissimi dei nemici da Erasticistra. E vabbè. Ovviamente. Ovviamente, voglio dire, perché no? Cadde. No, volevo dirvi, un po' di esplosivi fanno bene a tutti. Perfetto, fuori due. Perfetto, fuori un altro, ce n'è un altro lì. Ok. Ma che problema c'è? Non ce n'è di problemi, per davvero. Ok, uno forse. E vai, fuori un altro. Perfetto, non ce n'è di problemi. Non ce n'è di problemi. Ma proprio, ma mai nella vita ce ne sono di problemi, guarda. Si scappa così, che fine faccio? Vado via, Facile, facile, easy, easy. Al punto di raccolta, d'accordo. Intanto facciamo fuori anche questi pirla, che tanto c'ho quest'arma che è fantastica, è fantabolosa. Adoro ottenere più punti esperienza la mattina. Sempre lontani sti punti. Ok, siamo arrivati finalmente a destinazione. E che... Ah, vabbè, mettiamo dentro e fine. Una breve caccia. Ed effettivamente è stata una breve caccia. Non c'è niente altro da dire. Fine. Non mi chiami nemmeno per dirmi grazie. Hai fatto un buon lavoro. L'abilità di Tefulmine è stata sbloccata per la mia abilità. Lo so, lo so. Lo so, infatti eccola qui. La blocco subito perché potrebbe tornare molto utile. Andiamo alla mappa, via. A questo punto ci sarà qualche altra missione da fare, no? C'è sempre qualche altra missione da fare. Io direi, sì, infatti, di fare... c'è da andare via, andiamo via a sto punto. Ok, ci vediamo quando arrivo lì, ragazzi. Mamma mia, quantità di... Ok, arrivata a destinazione. Vai, finalmente anche, devo dire. Ho fatto un altro po' di roba mentre venivo via, però vabbè. Ok, vediamo che succede. Amita. Ajay, Longinus dice che è merito tuo, grazie. Grazie, fratello. Ha detto anche che l'oppio alla vecchia fabbrica è pronto a partire. Dobbiamo distruggere quel veleno. Distruggere? Stai scherzando? Dobbiamo prenderci il carico e anche i campi. Cosa? Ne abbiamo parlato. Trasformare il Kirat con la droga non è la risposta. Saba, lo sai che non abbiamo più risorse naturali. Che faremo una volta liberi? Le miniere sono esaurite e i campi sono abbandonati da anni. Che libertà attende il nostro popolo? Non siamo così, siamo diversi. Se lo fai sei proprio come Pagan. È moralmente scorretto. Meglio che morire di correttezza. Non ho capito esattamente cosa sta succedendo. Cioè... Insegui uccidi il corriere. Ma chi se ne frega, fammi capire. Allora, devo scegliere una missione, bene. Come cacchio faccio a sceglierla? No, veramente, qualcuno me lo dica, come faccio a sceglierla? Vabbè, abbiamo preso un po' di oggetti, sentiamo le proposte. Credo che tu abbia ragione. So che le cose non dovrebbero andare così. Ma il Kirat non ha possibilità se Sabal si aggrappa al passato. Va alla vecchia fabbrica. Conquista i campi. Recupero, missione equilibrio di potere. Amita vuole conquistare le piantagioni doppio della fabbrica Kira T per finanziare l'attività del sentiero d'oro. Non sarebbe male come idea effettivamente, perché non siamo esattamente al massimo con gli equipaggiamenti, ci potrebbe tornare utile. Va bene, abbiamo un po' di armi ora, ma ci servono anche armature, mezzi, bombe, tante belle robe. Accettando questa missione rifiuterei quello di Sabal. Un secondo, sentiamo anche un po' di Sabal, voglio dire, equità ragazzi, equità. Non Equitalia, per fortuna. Prendiamo un po' di oggetti, c'è un po' di roba interessante. Nishba, andiamo. Ci sta. È bello averti con noi. Mohan non ha fondato il sentiero d'oro per spacciare droga. Amita, lei è pazza. Vai alla vecchia fabbrica e brucia tutto. Missione equilibrio di potere. Sabal vuole distruggere i campi doppi della fabbrica Kira, o Kira, quel che è te, vai, Kira te, per rimuovere la loro corruzione dal Kira. Sta accettando questa missione di futuro quella di Amita. Ok.
ci ritroviamo davanti a un bel bivione, voglio dire. Da una parte, era miseria, te ti prendo perché non ti ho ancora sbloccata. Da una parte, voglio dire, ci troviamo a dover scegliere tra distruggere una fabbrica di droga con lui, distruggeremo una fabbrica di droga in questo modo, vabbè, sarebbe moralmente corretto, oppure dobbiamo andare con lei e prendere la fabbrica di droga, conquistarla per spacciare droga, per riuscire a finanziare però delle attività che servirebbero per liberarci da Pagamin. Ste scelte morali incredibili che mi tocca fare. Il bello è che gli sviluppatori ti mettono anche due colori differenti, rosso e blu, come per dirti, lei è cattiva, lui è buono, però la scelta non è tanto ovvia. Cioè, sì, lo so, da una parte c'è da spacciare droga, dall'altra c'è da distruggere la droga, ovviamente la scelta migliore sarebbe la seconda, ma se distruggessi la droga non potremmo finanziare le attività di questo, insomma, le attività dei buoni. Ma sapete che vi dico? Io direi di far così. Farò il gioco due volte. La prima volta facciamo tutto con Amita. La seconda volta facciamo tutto con Sabal. D'accordo? E non vi farò rivedere l'intero gioco da capo, ovviamente. Vi farò rivedere soltanto i cambiamenti. Quindi vi farò vedere cosa succede se scelgo Amita e cosa succede se sceglierò Sabal. Visto che nella prima missione ho scelto Amita, ormai dovrò scegliere per forza Amita per tutto il resto del gioco. D'accordo? Quindi non giudicate la mia moralità, vi prego, perché giuro, in questo caso non saprei veramente cosa scegliere, ma probabilmente sceglierei Sabal, perché sento che ha più ragione lui in questo caso, ma purtroppo ora mi tocca fare Amita. La cosa non mi fa troppo piacere, ragazzi, devo dire, eh? Anche perché mi... non so, sento come se stessimo... sapete come in Infamous? Mi sento come se stessimo scegliendo il karma cattivo, per davvero. Il problema è che non so poi che ripercussioni avrà sulla trama ciò. Perché hanno entrambi ragione, da una parte è vero che c'è da finanziare il sentiero d'oro per riuscire a combattere Pagamin, ma è vero anche che non possiamo spacciare droga. Cioè vabbè, ora dovremo per forza spacciare droga, perché altrimenti come riusciamo a dare una libertà decente alla nostra gente? Dobbiamo dare la libertà, e qui si tratta effettivamente di libertà effettiva, perché voglio dire, effettivamente libertà effettiva, sì, tipo anche i discorsi, vabbè. Perché insomma, dobbiamo... Sì, intanto non buttarti dal burro, l'imbecille. Dobbiamo dare la possibilità alla nostra gente di esprimersi liberamente, cioè non è che soltanto ora perché... una famiglia dice che questo stile di governo non va bene, deve essere sterminato dal primo all'ultimo suo membro. Vuoi dire che senso c'ha, che discorso del cucco è? È come se in Italia dicessimo il governo così non va bene, c'è da rifarlo, e all'improvviso ci trovassimo la polizia a casa che ci spara in testa a noi e alla nostra famiglia soltanto perché abbiamo detto questa roba lì. Insomma, non è giusto, e quindi dobbiamo... È giustissimo che ammazziamo Pagamin, sta facendo boiate l'una dietro l'altra, poi sta facendo una propaganda immonda, si parla di propaganda, guarda cosa trovo. Si sta facendo praticamente elevare a Dio, è veramente disgustoso. E quindi dobbiamo fare ogni cosa possibile immaginabile per trovarlo e ucciderlo. Vabbè, comunque non vedo l'ora di vedere cosa succederà se sceglieremo... quando sceglieremo la via di Sabal, perché anche lui è vero, ha ragione su molti aspetti, ma diciamo che la ragione non sta da nessuna delle due parti in questo caso, forse hanno tutti e due torto. Oh, da quanto è che non ti vedevo? Le radici per arrampicarsi, quelle proprio che c'è la linea retta e tutto il resto è soltanto mimetismo, vabbè. Bellissimo comunque, ragazzi, questo gioco mi sta garbando un botto. Ma siccome sto finendo il tempo, io direi che... ci possiamo fermare qui, la puntata può finire qui. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Mettete mi piace, condividete, commentate, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima puntata, che dovrà essere qualcosa di veramente emozionante, d'accordo? Vai, vi voglio bene, ragazzi. Ciao.